È la 29esima giornata di Lega Pro Girone B, ma per la Pistoiese si tratta del 28esimo appuntamento, essendo stato rinviato al prossimo 8 aprile il confronto casalingo con l'Ancona, causa i ben noti avvenimenti legati alla tempesta di vento della notte tra il 4 e il 5 marzo scorso. Pistoiese che dovrebbe essere quindi allenata al meglio per quello che rappresenta uno dei più difficili impegni da qui alla fine del campionato. In Abruzzo contro il Teramo, squadra che dopo la batosta subita proprio a Pistoia per 1-4 all'andata, ha inanellato una serie di risultati positivi senza sconfitte che hanno proiettato la squadra di Vivarini addirittura al secondo posto della graduatoria generale a 4 punti dall'Ascoli, favorito per il passaggio diretto in Serie B. I biancorossi sono quindi alla ricerca del 19esimo risultato utile positivo consecutivo e vengono da un eclatante 5-1 rifilato in esterni alla Carrarese e quindi vorranno sfruttare al meglio il turno casalingo allo stadio Bonolis. Pistoiese che è scesa in campo con Ricci, Golubovic e Falasco, l'altro Ricci a centrocampo, Frascatore, Calvano, Pacciardi che è il capitano, Ricci, Mungo, Falzerano e Romeo. Chiaramente da tenere d'occhio la coppia gol del Teramo, vale a dire la Padula Donnarumma, capace già di 29 reti sui 42 gol complessivi messi a segno dalla squadra. Roberto Masullo al terzo, alla prima palla buona, servito dalla destra da Donnarumma con buona parte dello specchio della porta libero, sparacchia al lato malamente. Iniziativa di la Padula in contropiede due minuti dopo, ma il tiro è da dimenticare. Al 13esimo ancora Donnarumma di testa con l'uscita di Ricci, non felicissima, e la palla sfiora il palo. La porta era sguarnita. Prevedibile inizio a favore dei padroni di casa che cercano di approfittare di un assetto arancione con difesa alta. Al 17esimo Teramo in vantaggio con la Padula che sfrutta al meglio un calcio di punizione da buona posizione anche se centrale. Punizione provocata da un fallo di Pacciardi che aveva fermato fallosamente proprio la Padula. Il tiro del bomber biancorosso colpisce un componente della barriera e quindi viene anche deviato. Ricci non può nulla e per la Padula è il 14esimo sigillo in stagione. Per ora poco da dire, il Teramo sembra complesso squadra di un'altra categoria. Azione corale teramana al 22esimo con tiro di Donnarumma di poco fuori, ecco l'esempio di quanto andavamo dicendo. Pistoiese che non riesce a proporsi in avanti. Al 27esimo altra bella azione del Teramo con la Padula che serve Masullo sulla sinistra e si ripete il tiro del terzo minuto. Questa volta la palla poteva essere deviata in rete da un Donnarumma che arrivava in scivolata, ma per un soffio la palla viene mancata. Bella azione. 29esimo un paio di angoli consecutivi per gli arancioni con un colpo di testa di Pacciardi e la gara si avvia alla fine del tempo in modo più equilibrato, ma il Teramo la controlla a piacimento. Insomma, il risultato è streminzito per i padroni di casa. La Pistoiese avrebbe tutto il tempo per recuperarlo anche, visto che perde solo 1-0, ma l'impressione netta è che manchino forza e qualità, soprattutto, per poterlo fare. Al 42esimo ancora Masullo dalla sinistra per Donnarumma che disturbato non riesce a colpire, altra occasione per i locali. Masullo senz'altro tra i migliori. Un minuto dopo però è proprio lui a sparare altissimo a due passi da Ricci, autore di un buon intervento sul tiro di Donnarumma. Golubovic soffre molto e Teramo bello e sprecone. Finisce il tempo sull'1-0, gara riapribile in teoria perché in realtà non si sono visti tiri in porta da parte della Pistoiese. È evidente che un altro gol del Teramo chiuderebbe la partita. Al quinto della ripresa ancora la coppia, la Padula Donnarumma in azione, il tiro di quest'ultimo in diagonale è fuori in un soffio. Tiro di Scipioni dalla distanza con palla fuori. Ivan Speranza al nono per i locali, segna il 2-0 che in pratica chiude la gara. È la Padula che di testa serve il difensore che stoppa di petto la palla e poi di destra si inventa un tiro di rara precisione e davvero attaccante. Il tutto dopo una sorta di ping pong aereo con la palla che i difensori della Pistoiese non riuscivano a rinviare lontano. Risultato giusto, viste le occasioni che i biancorossi hanno creato. Al 16esimo, quello che se io fossi un allenatore non accetterei mai e caccerei i miei giocatori dal campo. Donnarumma, proprio lui, in un contropiede da 3 contro 1, l'uno era Falasco, preferisce tentare il tiro invece di servire sulla destra due compagni liberi. Inaccettabile. Al 19esimo ammonito Falasco e cambio negli arancioni. Entra Anastasi per Romeo, che ha visto pochi palloni. Sottili cerca di dare più forza in avanti, inserendo anche Martignago e Coulibaly. Ancora Ricci impegnato alla mezz'ora da vicino da Masullo con un colpo di testa. Masullo che poi esce dal campo per Di Matteo. Buona gara la sua, ma molti sprechi. Per ora non si vedono benefici dagli ingressi di Coulibaly e Anastasi. Scipioni di testa su palla d'angolo con direzione sbagliata.
poi è Martignago che facilmente impegna Tonti in facile parata. Doppio intervento risolutivo di Ricci, bravo il portiere della Pistoiese al 39, sottili dalla distanza di Scipioni e poi di Lappadula, che non riescono a segnare il 3-0. Applausi per il capocannoniere Donnarumma che lascia il campo a Petrella. In pratica al 47esimo l'unico vero tiro in porta della Pistoiese in tutta la partita è Martignago con parata di Tonti. Diciamo che la gara finisce con un tranquillo controllo del Teramo che ha ampiamente meritato il doppio vantaggio che pare anche stretto. Ma non è il risultato numerico che conta in questo caso, conta vedere che la difesa soffre molto della Pistoiese, che l'attacco non c'è più e che Ricci, il portiere, è stato il migliore della Pistoiese, questa è la realtà. E meno male che in coda non viaggiano a mille, anzi, vanno proprio piano. Propiacenza, Forlì e Prato hanno perso e la Pistoiese, che deve recuperare la gara casalinga contro l'Ancona, mantiene un margine di sicurezza minimo. Ma altri passi falsi, in particolare nelle prossime due gare contro Sant'Arcangelo mercoledì e Prato, non saranno ammessi, pena un'entrata nella zona rossa della classifica. Quello che semmai preoccupa è l'involuzione nella fase offensiva. Con Lucarelli l'attacco a volte dava spettacolo, ora francamente non si tira in porta. E con i 45 gol subiti, la Pistoiese ha la peggiore retroguardia dell'intero lotto. Sono segnali inquietanti.